Allora, per vedere il primo tempo sembra quasi impossibile, prima di commentare un'altra partita. Sì, come stavamo anche dicendo prima, comunque il risultato che una persona da fuori se guarda gli highlights non crede che sia finito in questo modo. C'è tanto rammarico tra noi perché comunque il primo tempo non so neanche quante più gol, cercare di chiudere la partita già in quei 45 minuti. Però poi nel secondo tempo abbiamo subito un 1-2, ci hanno spezzato le gambe, abbiamo avuto la forza di stare in partita, soprattutto sul 2-1 di Caramoco, e poi siamo anche andati vicino al pareggio. Poi nel momento più bello abbiamo subito gli altri 3 gol che ci hanno esteso. Adesso negli spogliatoi è più il rammarico per come è andata la partita, anche come punteggio, più la consapevolezza che se anche una sola delle palle del primo tempo fosse entrata, sai come dare una partita diversa. Sì, la cosa di cui parlavamo è appunto il fatto che da una parte c'è consapevolezza, perché nel primo tempo abbiamo dimostrato comunque di saper mettere in difficoltà l'Ascoli e di creare tanto. Dall'altra però c'è anche tanto su cui lavorare, a livello mentale soprattutto, e cercare di arrivare per fortuna, da 3 giorni c'è un'altra partita, dobbiamo cercare di correggere gli errori che abbiamo fatto. Però da una parte c'è grande consapevolezza, perché comunque noi ci prendiamo le nostre responsabilità, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, però nel primo abbiamo creato, la palla non è entrata, e se no si può parlare di un'altra partita. L'espulsione, io ho fatto un fallo, un po' di reazione, perché comunque sono entrato, sono sul più bello. Non è mai bello perdere in casa, e ho sbagliato nel fallo, giusta la punizione, però io ripeto le parole che ho detto all'arbitro, che mi sono richiarito adesso a fine partita. Mi sono semplicemente detto, se andavo a vedere la piale, non so, qualsiasi cosa, gli ho detto bravo, questo volevi. E questa non mi sembra una frase per rispondere a un giocatore, anche perché se ne sentono molti di peggio. L'ha presa come L'ha presa come un'offesa, e io sono andato a cercare di parlarci, lui ha testimoniato tutto quello che io ho detto, anche davanti ai dirigenti nostri, lui ha testimoniato queste frasi. Io sicuramente, ripeto, ho sbagliato nel fallo, ma non mi sento di aver sbagliato a dire questa frase, non è stata per me offensiva, lui l'ha presa come un'offesa, gli ho chiesto scusa, però non ho usato nessuna parolaccia, né tantomeno ha dato il rosso, sì, poi mi ha dato il rosso, ma secondo me, ripeto, gratuito, perché se io avessi detto usate qualche parolaccia, sarei qui a dire guarda, ho usato questa parolaccia, giusto che prendo, ma così non è stato, e infatti questa cosa mi fa ulteriormente nervosire. Però avevo avuto la possibilità di chiarirmi con lui, però ormai è andata, ripeto, bisogna più che parlare a livello personale, qui c'è un problema comunque di squadra che dobbiamo cercare di ribaltare anche questo. Dal punto di vista fisico e psicologico, come si recupera per la partita? Partendo dal primo tempo, secondo me, cercando di accantonare, però sempre tenendo a mente, un po' è difficile perché comunque è una bella batosta, però poi quando tocchi un po', diciamo, il fondo, è lì che proprio devi dimostrare comunque di poterti salire, diciamo. E quindi per fortuna abbiamo la partita tra 3 giorni che ci dà modo di vincerci, esatto. Però si parte appunto, secondo me, dalla consapevolezza che nel primo tempo siamo una grande squadra, poi sicuramente dobbiamo migliorare cercando di restare più uniti. Ascolti, sei arrivato a fine mercato, praticamente le tue condizioni fisiche come No, bene, adesso sto bene, ho avuto ormai sono qui da 3 settimane, quasi un mese. Sto bene, fisicamente sto bene, ho avuto la possibilità di allenarmi bene con il gruppo subito. E adesso questa espulsione, ripeto, non ci voleva perché appunto queste partite ravvicinate erano anche comunque per me un'opportunità, però ripeto, si va sempre avanti e bisogna cercare di guardare avanti. Posto, grazie. I've done.
Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica nazionale. Cellulare 330 33 89 24.